Una buona serata, ben trovati a Laboratorio Salute. Tutti noi sappiamo quanto sia importante la vista e quanto sia importante mantenere in buona salute appunto i nostri occhi. L'occhio viene considerato da sempre un po' la finestra sul mondo e mette in relazione quello che è il nostro mondo interiore con il mondo esteriore. Questa sera parleremo di una corretta educazione alla visione e lo faremo con le mie ospiti che ora vi presento. Saluto la dottoressa Giuseppina Porrino, buonasera e benvenuta. Buonasera. Lei è mediatrice della visione in funzione dell'apprendimento, poi ci spiegherà di che cosa si tratta. Saluto e do il benvenuto, ben ritrovata a Caterina Polini, buonasera. Buonasera. Dunque lei è artigiana del benessere, i nostri telespettatori già la conoscono, è venuta più volte nei nostri studi e saluto anche la figlia di Caterina che è Veronica Giordani che è volontaria in servizio civile in Ruanda. Buonasera, buonasera anche a te. Dunque, dicevamo, abbiamo più volte parlato, Caterina, del suo metodo, lei è ideatrice di un progetto che è quello dei sani equilibri. Partiamo da lei, ci spieghi di che cosa si tratta? Dunque, allora, io è parecchi anni che mi occupo appunto di miglioramento visivo con metodo naturale attraverso il metodo Bates, ma insegno anche yoga da parecchi anni, da 25 anni, e sono stata anche progettista di interni prima di questo percorso. Il mio progetto Sano Equilibrio nasce proprio dall'incontro di tutte queste mie esperienze, perché ho scoperto che per prevenire una buona visione bisogna avere anche una buona postura, per esempio. E quindi in questo progetto Sani Equilibri ho questi due strumenti, appunto io sono artigiana perché produco degli strumenti. Questa è la seduta attiva, la chiamo, o seiza, che permette di stare seduti sia per gli studenti sia per i lavoratori in ufficio in postura corretta, ma non solo, soprattutto mobile. Cioè, come ho scoperto e come sappiamo che la salute degli occhi è data da un sano movimento oculare, e per questo appunto i bioocchiali sono lo strumento sia riabilitativo che preventivo davanti al computer, così questo cuscino mantiene un micromovimento di tutta la colonna vertebrale. Perché l'equilibrio, appunto sano equilibrio, l'equilibrio è dato dal movimento. Anche un equilibrista non sta in equilibrio su una corda stando fermo, ma continuamente muovendosi. Quindi questo è il mio problema. Sani equilibri dato da due strumenti che permettono il movimento dei muscoli che abbiamo e che quindi si deteriorano nello stare fermi. E c'è proprio un collegamento occhi e colonna vertebrale. È tutto collegato, questo lo sanno gli osteopati con i quali collaboro, i posturologi. Per cui ho creato due strumenti utili a tutti questi operatori del benessere, ma anche per uso delle persone nella quotidianità. Sono due strumenti che possono essere usati su una sedia qualsiasi, anche imbottita la seduta, e gli occhiali anche davanti al computer, anche per chi non ha ancora problemi, ma per prevenirli. Ecco, sono i bioocchiali, sì, che hanno dei fori. Sì, sono molto simili ai classici occhiali stenopeici che ormai si conoscono anche abbastanza, in questi ultimi anni li ho fatti conoscere abbastanza nelle varie fiere del benessere, che io ho un po' rivisitato rendendoli più semplici da usare, con fori più grandi, tronco conice e linea retta, e sono stati così ben utilizzati che sono anche entrati in un protocollo scientifico di cura per le vertigini di due vestibologi di Milano. Stavolta non ho portato il testo, ma è un testo scientifico, perché gli occhi servono non solo a vedere, ma per avere la postura corretta, perché oltre ad essere lo specchio dell'anima, sono anche il radar del corpo, ma ci permettono anche di mantenere un giusto equilibrio. Infatti, non so, la cosa più banale che tutti conoscono è che se un bambino soffre di mal d'auto, per soffrire meno dovrebbe guardare fuori dal finestrino, così gli occhi percepiscono il movimento che percepisce anche l'orecchio. Tanto è vero che con i bioocchiali si può anche evitare il mal d'auto e continuare a leggere in auto, per esempio. Benissimo, dottoressa Porrino, lei appunto è una vision trainer, presidente dell'associazione VTHT. Che associazione è?
È un'associazione culturale, VTHT è l'acronimo di Vision Trainer and Holistic Therapy. Noi ci occupiamo di fare intanto informazione e formazione. Informazione perché facciamo spesso come associazione delle serate rivolte ai genitori e agli insegnanti su quanto siano importanti le abilità della visione in funzione dell'apprendimento. E formazione perché facciamo formazione agli insegnanti, sempre riconosciuti dal MIUR, su un metodo educativo che tenga conto della visione e formazione riconosciuta dal Ministero della Sanità ai terapisti che si occupano dei disturbi degli apprendimento, quindi psicologi, logopediste, psicomotriciste, fisioterapisti che si occupano quindi della visione all'interno delle loro competenze e del loro lavoro, perché la visione è trasversale a tante discipline. Quindi, certo, quindi c'è un rapporto molto stretto tra la visione, che non è la vista perché no, è un'altra cosa, la certo, visione e l'apprendimento. Quindi sì, lei si occupa anche di disfunzioni dell'apprendimento, sì, di problemi di apprendimento lievi? Di tutti i tipi, quindi diciamo che il mio lavoro è proprio quello di educare là dove non c'è una fatica nell'apprendimento, quindi educare al corretto modo di usare gli occhi, alla corretta postura, alla corretta impugnatura, perché come vedete poi qui vista, postura, visione e impugnatura sono strettamente collegati. Quando si parla di vista si parla di acuità visiva, quindi i famosi 10 decimi, quando si parla di visione si intende quella che è la capacità del cervello di interpretare l'informazione che deriva dagli occhi. Quindi è attraverso la visione, attraverso la vista e poi la visione che si apprende. E lei quindi ha ideato Otto l'Aquilotto, sì, che è appunto un metodo che è riconosciuto dal MIUR e dal, sì, Ministero della Salute per migliorare quella che è la capacità di apprendimento, non solo nei bambini ma anche comunque negli adulti e anche negli sportivi, sì, è così. Sì. Ecco, di che cosa si tratta? Cos'è Otto l'Aquilotto? Innanzitutto perché è stato chiamato così? Sì, in realtà i bambini mi chiamano la mamma di Otto l'Aquilotto, perché quando mi vedono è lei. Otto l'Aquilotto perché vabbè è un cucciolo d'aquila, sappiamo benissimo che le aquile sono famose per avere una buona vista e il percorso è un percorso fatto di tante schede all'interno di un leggio. Intanto il leggio, perché il leggio è importante e aiuta i bambini anche nell'apprendimento della lettura mettendoli in una buona postura. All'interno del leggio invece ci sono delle schede, ogni scheda è un gioco proprio da completare. All'interno del leggio, ecco questo per esempio è il leggio così com'è, come può essere usato in forma di leggio, però all'interno noi lo possiamo aprire e troviamo uno specchio. All'interno ci sono delle schede e posizionando, fermando poi questa parte con gli elastici che ci sono sotto, guardando nello specchio il bambino deve disegnare o colorare o fare un percorso, però guardando all'interno dello specchio. Lo specchio è il mondo di Otto l'Aquilotto, quindi il bambino per imparare a giocare con Otto deve guardare nello specchio ed è uno scambio alla pari. Perché? Perché Otto l'Aquilotto insegna tutti i trucchi per avere una vista d'aquila e il bambino in cambio insegna a Otto come imparare a volare, quindi tutti gli esercizi sono in funzione dell'imparare a volare di Otto l'Aquilotto, ma in realtà servono per educare il bambino. Quindi là dove c'è un esercizio difficile non è il bambino che non è capace, ma è Otto che sta imparando a volare, quindi diciamo che c'è lo sfondo pedagogico, no? Rispetto a tutto questo percorso. E le schede diventano via via sempre più difficili, per cui non si passa mai alla scheda successiva fin quando non si riesce a far bene la prima scheda. Poi c'è un piccolo video, sempre fatto in maniera molto, molto carina e semplice dai miei alunni della scuola superiore, gli alunni di grafica, hanno fatto questo piccolo video dove Otto l'Aquilotto insegna ai bambini il giusto modo di impugnare una matita, quindi come Otto l'Aquilotto apre e chiude il becco e quindi con le tre dita e
si può vedere, si trova su YouTube e c'è la spiegazione un po' di come imparare a impugnare. Questo perché? Perché abbiamo detto che vista, visione, in postura e impugnatura sono strettamente collegati. Prima abbiamo visto un'immagine di una bimba che scriveva a distanza quasi piegata sopra il foglio, no? Quindi a distanza molto ravvicinata. Se io impugno male, ecco questa, impugno male vuol dire che con il pollice copro quello che scrivo, inevitabilmente devo piegare la testa per vedere quello che scrivo. E molto spesso vediamo dei bambini che scrivono, disegnano o leggono a una distanza troppo ravvicinata, per cui aumentando la convergenza e affaticando gli occhi. Quindi, e tutto questo a faticare gli occhi, a faticare il cervello per riuscire a vedere quello che ho scritto, fa sì che per il bambino diventa faticoso l'apprendimento. Quindi mettere il bambino, educare il bambino a una corretta postura, a un corretto modo di impugnare, a un corretto movimento del gesto grafico, lo mette nelle condizioni di imparare con meno fatica. Rispetto agli apprendimenti della lettoscrittura. Ecco, la postura come deve essere? La postura deve essere, allora, per la lettura, prima si parlava di postura, quanto è importante. Intanto una seduta corretta, e qui io e Caterina ci siamo conosciute proprio per questo, rispetto alla tua seduta, perché è importante appoggiare i piedi per terra, quindi tenere i piedi in appoggio e non tutte le posizioni che possono utilizzare i bambini, e la seduta di Caterina, il tuo cuscino, è assolutamente funzionale a questo, perché permette ai bambini intanto di diventare consapevoli di quella che è la posizione del proprio corpo rispetto al tavolo, rispetto al libro. Inevitabilmente devono tenere i piedi appoggiati per terra. Quindi io lo uso molto in terapia proprio per far sperimentare ai bambini la consapevolezza della propria postura. Poi usare un piano inclinato, e visto che non ci sono più i banchi come una volta, con il piano inclinato il leggio diventa funzionale, proprio perché questo leggio, tra l'altro, si può alzare e abbassare nelle varie posizioni a seconda dell'altezza del tavolo e dell'altezza del bambino. E questa è la postura corretta. Diciamo che in più esiste una distanza operazionale, che è la distanza corretta da tenere durante la lettoscrittura, che si chiama distanza di Arnon, che è la distanza dal gomito fino alla falange, la prima falange del dito medio, quindi appoggiandola sul tavolo, questa è la distanza corretta. Per cui se io mi piego così non va bene, perché aumenta la convergenza e quindi metto in fatica gli occhi. Questa è la postura ideale. Certo, Caterina, tornando alla postura, diciamo che questo cuscino dovrebbe essere dato in dotazione a tutte le scuole. Lo sappiamo benissimo che spesso anche un po' la fatica di stare per tante ore seduti su una sedia e davanti ad un banco a scrivere spesso porta i bambini ad avere delle posture molto molto scorrette. Infatti, cioè io quello che dico spesso è che mi sono sempre ispirata alla saggezza istintiva che hanno i bimbi, ma anche la saggezza antica. Per quanto riguarda la saggezza dei bimbi, tutti sappiamo che appena messi su una sedia i bambini cominciano a essere irrequieti, a volersi muovere. È il loro istinto naturale, perché il corpo dovrebbe stare in piedi, sdraiato o seduto per terra. È stato progettato in questo modo, di modo che il peso di tutto il corpo venga distribuito su più punti. Se noi invece ci sediamo su una sedia normale, tutto il peso si accumula nel fondo schiena e dopo pochi attimi noi ci troviamo in questa postura, perché è impossibile a sedere sopportare tutto questo peso. Allora i bimbi cosa fanno di istinto? Cominciano a dondolare sulla sedia, o in avanti, alle volte indietro. Sono posizioni che abbiamo fatto tutti probabilmente. E questo cuscino ti permette quindi di mantenere il micromovimento scaricando il peso sulle gambe, perché si inclina in avanti e fa scaricare in avanti. Il bimbo potrebbe, cioè se l'avesse a scuola, ma chissà mai se un domani le scuole usufruiranno di questi strumenti, perché
sarebbe comodissimo, basterebbe fissarlo alla sedia e questo strumento rimane lì fisso e uno non ci gioca, però permette di mantenere il movimento sano del corpo. Perché comunque la seduta sulla sedia per noi è innaturale, diciamo. È naturale, cioè i popoli più a contatto con la natura sono anche quelli che hanno un portamento più elegante. I nativi americani stanno seduti per terra, così come in tutto l'Oriente si sta seduti per terra, così in Africa. Cioè stare seduti per terra è la cosa più sana. Poi le convenzioni da noi non ce lo permettono, allora ci si inventa, infatti ci sono un sacco di sedie ergonomiche perché si è capito questa problematica. E io sono una persona che cerca di semplificare sempre tutto. Come ho semplificato gli occhiali stenopeici, li ho resi più semplici creando i bioocchiali, ho creato un cuscino, quindi che ha un costo ridotto rispetto a una seduta ergonomica valida, rendendolo più facile da trasportare, più usufruibile, anche a più basso costo, ma ha qualcosa in più dell'ergonomia perché ha in aggiunta il micromovimento, quindi lo dice anche la legge 81, se non ero la X626, dice che chi lavora in ufficio, non ricordo la tempistica, ogni tot dovrebbe alzarsi dalla sedia e fare dei movimenti per la prevenzione ai problemi di salute del lavoratore, in questo caso di chi lavora in ufficio per i problemi della schiena. In questo modo noi potremmo stare seduti e mantenere un movimento. È ovvio che così non lo si capisce, un po' come i bioocchiali non si può credere che ci si veda attraverso i fori, invece chi li ha provati sa che ci si vede meglio. Così questo cuscino visto così non dice nulla, ma sedendosi si otterrà l'effetto un po' come quello che abbiamo visto prima, lo sgabello, l'antico sgabello del mungitore delle mucche, da noi si chiama scragn. È di una saggezza incredibile perché ha una gamba sola e quindi uno per reggersi in piedi deve scaricare il peso sulle gambe. Quindi con la seduta attiva Seiza otteniamo lo stesso effetto. Quindi tempo fa si pensava che una scorretta postura potesse causare danni solo alla colonna vertebrale, di fatto invece la vostra è una visione olistica, no? Perché prende in considerazione l'intero essere umano, non siamo fatti a compartimenti stagni. Dottoressa Porrino, volevo tornare invece sul discorso dell'impugnatura, perché abbiamo visto appunto la postura come deve essere, anche l'impugnatura nei bambini appunto in età prescolare è molto importante. Assolutamente sì, tra l'altro l'anno scorso abbiamo fatto proprio con l'associazione VTHT una ricerca insieme all'Università di Logopedia di Bosisio Parini e abbiamo fatto uno screening a quasi 300 bambini della scuola primaria raccogliendo tutta una serie di dati, uno screening sui disturbi degli apprendimenti a bambini del primo anno della scuola primaria e abbiamo raccolto un po' di dati. Tra quelli più importanti ci siamo resi conto che l'85,29% dei bambini impugna in maniera scorretta, quindi sono già messi in una situazione dove il sistema visivo viene comunque messo in fatica, perché come ho spiegato prima impugnare male vuol dire non vedere quello che si scrive e di conseguenza inevitabilmente il bambino deve inclinare la testa e usare maggiormente un occhio rispetto all'altro. Noi l'abbiamo fatto questa ricerca anche rispetto ai disturbi degli apprendimenti. Il 3,6% dei bambini che vanno alla scuola primaria sono bambini che vengono diagnosticati DSA, cioè con disturbi specifici dell'apprendimento. Poi diventano 4,2 nella scuola secondaria, per cui aumentano, e di questi bambini che hanno disturbi degli apprendimenti, tra l'80 e l'85% dei bambini risulta che hanno delle fatiche nelle abilità della visione. Perché allora normalmente quello che veniva preso in considerazione maggiormente quando si vanno a fare le diagnosi per i disturbi degli apprendimenti sono la parte cognitiva e la parte diciamo più uditivo fonologica, quindi più da logopedista. Non venivano prese molto in considerazione invece le abilità delle visioni, che invece sono fondamentali, soprattutto se teniamo conto che i bambini di oggi sono i famosi nativi digitali, cioè bambini che usano gli strumenti digitali sin da piccoli e quindi il loro sistema visivo viene quasi sovrastimolato. Io dico sovrastimolato, premetto, non sono contraria a quella che è l'utilizzo della tecnologia, però data, diciamo,
per il tempo adeguato a seconda dell'età. Pensate che normalmente si dice che un adulto che sta davanti a un computer o che usa uno strumento digitale ogni 20 minuti dovrebbe fare una pausa, staccare gli occhi e respirare per dar modo agli occhi di riposarsi. Per i bambini piccolini, e spesso capita come in questa immagine di vedere bambini anche di un anno e mezzo con in mano il cellulare del genitore o il tablet per guardare un cartone animato. Il sistema visivo del bambino non è ancora completamente maturo e pronto per mantenere una convergenza per un tempo così lungo. Per cui noi diciamo che bisogna far fare ogni 10 minuti delle pause. Esistono un sacco di applicazioni che i genitori possono scaricare per fare in modo di impostare il tempo di utilizzo di questi strumenti in modo tale che il sistema visivo del bambino si possa riposare in qualche modo. Perché usare questi strumenti per tempi più lunghi di 10 minuti equivale, faccio un esempio ma perché è molto significativo e comprensibile, è come se noi dovessimo prendere un bambino di 6 mesi e insegnargli a camminare. Probabilmente imparerà a camminare, però il suo sistema muscoloscheletrico non è ancora maturo e pronto per farlo. Allo stesso modo è il sistema visivo. Il sistema visivo di un bambino giunge a completa maturazione intorno ai 7 anni di età. Quindi prima fargli usare gli occhi in una maniera che non è adatta per la sua età, quindi in maniera eccessivamente a distanza ridotta, perché se pensiamo una volta, ai miei tempi si diceva non troppa televisione, ma la televisione era grande ed è distante. Se pensiamo allo smartphone è piccolino e usato a distanza ravvicinata. E quello che si sta riscontrando è che tantissimi bambini, anche da piccoli, cominciano a sviluppare la miopia, cosa che invece negli anni, fino a 10 anni fa, accadeva però già verso le scuole medie, quindi dopo i 10 anni. Prima i bambini erano quasi sempre soltanto ipermetropi, oggi invece cominciano a diventare miopi anche a 4-5 anni. Questo, Caterina, naturalmente crea un grave stress visivo, soprattutto in tenera età, appunto diceva la dottoressa Porrino, il sistema visivo non è ancora sviluppato, quindi è una forzatura quella che pratichiamo su questi bambini. Assolutamente, infatti io collaboro anche con un oculista, purtroppo a Roma è un po' lontana, che consiglia di usare i biocchiali con magari fori più grandi per disturbare meno, ma in prevenzione davanti all'uso di questi videoterminali. Veramente è esagerato, mi veniva proprio da ridere pensando al fatto che ci dicevano che era troppa televisione. Certo, è una tristezza vedere al ristorante spesso questi bimbi che vengono distratti con il cellulare. Calcoliamo appunto che la vista è importantissima, è proprio il movimento la salute. Allora, gli occhi quando sono sani si muovono impercettibilmente circa 150.000 volte al giorno. Quando siamo davanti a un videoterminale, come diceva la dottoressa Porrino, gli occhi vanno in convergenza, cioè si uniscono, cioè si avvicinano tra di loro, ma per effetto di questa luminosità eccessiva, non naturale, le palpebre battono molto meno, quindi si asciuga molto la lacrima che rimane la soluzione salina che irrita la cornea, ma poi sono proprio i muscoli attorno all'occhio che si immobilizzano troppo e tendono a miopizzare proprio. Quindi è importante mantenere il movimento oculare. Poi la cosa migliore sarebbe stare molto di più all'aperto, lasciare i bambini all'aperto, però se proprio non si può, se proprio poi devono anche studiare anche davanti al computer, allora ci sono dei sistemi per proteggersi, oltre le pause necessarissime, come diceva Teresa Porrino, eventualmente anche l'uso dei biocchiali può essere un modo per proteggersi, per mantenere il movimento, perché l'occhio distinto deve spostarsi tra un foro all'altro e quindi mantiene il battito di palpebre, mantiene il movimento e l'ossigenazione. Ecco, questi sistemi tecnologici, Veronica, ci sono un pochino meno in Ruanda, lì tu hai a che fare con questi bambini, alcuni dei quali appunto hanno anche dei disturbi dell'apprendimento e avremo modo di vedere anche un video, ma lo faremo tra pochissimo, ora ci fermiamo per una brevissima pausa, a tra poco.
Eccoci rientrati in studio, ci siamo lasciati appunto con Veronica Giordani, che lo ricordo è la figlia di Caterina, è volontaria in servizio civile in Ruanda. Mi permetto di darti del tu perché sei giovanissima. Certo. Veronica, perché hai fatto questa scelta? Ho deciso di dedicare un anno della mia vita al sociale, al prossimo, anche per meglio capire qual è il senso della vita, per meglio capire dove orientarmi poi in un futuro. Perché Ruanda? In Ruanda quest'anno sono passati 25 anni dal genocidio del 1994. Il Ruanda è uno stato piccolissimo dell'Africa centrale, è grande più o meno quanto la Sicilia, e in soli 100 giorni sono state uccise quasi 1 milione di persone, tra vicini di casa e parenti, perché erano di 2 etnie diverse. E questa cosa, essendo passati solo 25 anni, tocca ancora molto questo popolo. E quindi noi abbiamo deciso di operare lì, soprattutto con i bambini, appunto, perché i bambini non hanno ovviamente vissuto questo tragico capitolo del loro paese, ma ovviamente ne vivono le conseguenze. E quindi noi vogliamo riportare il sorriso, la speranza, lasciargli un momento spensierato, e soprattutto agiamo coi bambini che hanno delle difficoltà di apprendimento, dei deficit, sindrome di Down, autismo, come questi che vediamo nelle immagini, perché adesso noi qui parliamo di come aiutare i bambini, ma in Ruanda questa cosa raramente viene fatta. Il più delle volte vengono lasciati a loro stessi e vengono considerati come spazzatura dalla società, ma per fortuna ci sono alcune associazioni come questa di Gatagara che ogni mattina va lì con un pulmino, li raccoglie e li porta in queste scuole dove loro hanno la possibilità di essere semplicemente loro stessi, di imparare l'autonomia dalle piccole cose. Li insegniamo a lavarsi le mani, a lavare i dentini, a impugnare una matita, appunto. E anche con i bambini poveri, i bambini di strada, questi sono ospiti delle Sorelle della Carità, che sono le sorelle di Madre Teresa di Calcutta, che sono bambini poveri appunto che ogni mattina grazie a questa struttura riescono a ricevere un pasto, e noi proviamo a insegnargli i rudimenti dell'inglese e a farli giocare, insomma a renderli felici. Quindi un'esperienza che sicuramente è molto forte, molto anche perché forte, molto forte. Stiamo parlando appunto dei bambini che vivono da noi, e in Ruanda abbiamo una realtà completamente diversa. Esatto. Si parlava appunto prima di questo abuso appunto di questi strumenti tecnologici che creano anche dei gravi danni, e probabilmente lo vedremo non adesso, ma i bambini, i nativi digitali, dottoressa Porrino, sono di questi ultimi 10 anni, giusto? 15 anni. Lo stiamo già vedendo. Esatto. Quindi ci sono già anche delle ricerche importanti, sì, che mettono in relazione l'utilizzo, l'abuso di questi strumenti e i problemi appunto di apprendimento. Poi ci sono anche altri problemi legati per esempio alla dislessia, alla disgrafia, insomma si sente parlare sempre più spesso appunto di questi disturbi, cosa che magari un tempo non succedeva. Sì, tornando a te Veronica, quindi dicevi insegnate loro un po', diciamo così, l'ABC di esatto, come stare al mondo, è così, esatto, quindi proprio sì, le sì, basi, anche solo il semplice fatto di lavarsi le mani. Esatto, sì. Poi questo è un mese e mezzo che vivo lì, quindi è un momento un po' di scoperta, diciamo. Per esempio nella scuola per bambini con deficit ho un bambino, David, a cui sono molto legata, e mi sono resa conto che è affetto da disgrafia. Infatti la dottoressa mi regalerà un kit dell'Aquilotto che porterò a questo bambino per cercare appunto di aiutare a migliorarli, perché comunque lì non ci sono molte figure formate per poter aiutare questi bambini. Questa scuola per esempio ospita uno dei migliori fisioterapisti del Ruanda, però i materiali che hanno a disposizione sono veramente pochi e vecchi, e le insegnanti sono donne semplicemente che fanno quello da una vita. Quindi adesso grazie a noi e grazie ai giovani stagisti che come noi lavorano lì, prima di agire sui bambini cerchiamo anche di agire comunque sugli educatori, di collaborare con loro per trovare dei metodi che possano essere adatti
sia per loro che per noi, ma soprattutto per aiutare a migliorare questi bambini. Ecco, anche là immagino ci saranno tanti bambini che hanno problemi di vista. Quindi Caterina, sarebbero utili anche i suoi occhiali, i bioocchiali. Sì, io gli ho offerti, adesso vedremo, è lì da poco, quindi deve organizzarsi, però io gliel'ho offerti sicuramente. Mia figlia parlava anche della seduta, che è un po' un problema portarlo in aereo, però il fisioterapista ne potrebbe apprezzare. Al momento ha detto che non ne ha notati di problemi visivi, strano, anche io pensavo ce ne fossero parecchi. Comunque la disponibilità è massima. Forse appunto collegato al fatto che lì tecnologie non ne hanno, quindi qualche problema visivo sicuramente collegato alla postura e altri disturbi, però appunto problemi collegati, come dicevamo prima, che spesso nascono, la miopia nasce a scuola, stare piegati sui banchi oppure utilizzando cellulare, guardando la televisione, per fortuna questi problemi lì non esistono. Ecco, abbiamo anche un video, dicevi? Sì. Allora, chiediamo alla regia se ce lo può mandare, magari se vuoi commentarlo. Allora, dacci una spinta, la campagna di crowdfunding che abbiamo lanciato adesso per l'acquisto di una Jeep per poter meglio spostarci sul territorio e portare tutto il materiale che raccogliamo a questi bambini. Questi sono i bambini che vengono ospitati dalle Suore della Carità. E i miei colleghi Claudio e Francesco. Qui andiamo tutte le mattine e appunto cerchiamo di insegnargli l'inglese con disegni, giochi e canzoncine. E per stimolarli ogni venerdì facciamo il giorno delle caramelle. Il venerdì facciamo una sfida e loro vincono una, due o tre caramelle in base a quanto hanno imparato durante la settimana. Una cosa che mi ha colpito settimana scorsa era la settimana di memoria del genocidio e quindi tutte le scuole erano chiuse, tranne questa. Inizialmente noi ci domandavamo ma perché le suore tengono aperte, perché i bambini almeno hanno un pasto assicurato tutti i giorni, quindi anche lì proprio la forma mentis ti cambia, loro sono felici di andare a scuola. E quando interroghi alzano sempre la mano, non vedono l'ora di venire alla lavagna col maestro. Ecco, quindi chiaramente sono realtà completamente diverse. Abbiamo bambini che magari nell'ultima Pasqua, recentemente appena trascorsa, hanno ricevuto tantissime uova di Pasqua. Qui abbiamo invece la necessità di assicurare loro un pasto almeno quotidiano. Esatto, sì. Dottoressa Porrino, volevo tornare da lei appunto sul discorso della dislessia e della disgrafia. Sì. Lei si occupa anche di questo? Sì, quando prima parlavo di visione, per visione le abilità della visione sono diverse. Tra queste le più importanti sono i movimenti oculomotori, i movimenti degli occhi e i micromovimenti che sono funzionali alla lettura. Quando noi impariamo a leggere e leggiamo, i nostri occhi devono seguire un movimento lungo la linea di lettura e dei micromovimenti ogni volta che viene riconosciuta una lettera e poi la lettera successiva e poi l'immagine intera della parola si forma nel cervello e il bambino legge. E quindi ci sono movimenti oculomotori lenti e lunghi, movimenti saccadici, le fissazioni, queste sono parte dell'abilità della visione. Altra abilità della visione fondamentale è la coordinazione visomotoria, quindi funzionale alla scrittura, perché io quando vado a scrivere devo vedere e conseguentemente muovere la mano nella maniera corretta per poter scrivere. Sono la percezione dello spazio, la percezione dei colori, la percezione della profondità, la discriminazione visiva, la memoria visiva, perché la memoria visiva dipende proprio dalle abilità della visione. Ecco, questa immagine ci fa capire bene che cos'è la visione, nel senso che se noi guardiamo questa immagine possiamo vedere contemporaneamente o la papera o un coniglio. Però facciamo l'ipotesi di un bambino che non abbia mai visto un coniglio, qui vedrà soltanto la papera. Allora, la visione non è tanto riuscire a vedere, perché quella è l'acuità visiva, ma è l'interpretazione da parte del cervello di quello che noi stiamo vedendo. Ma l'interpretazione dipende dalla nostra memoria, cioè dal nostro vissuto e da quello che noi memorizziamo. Se io
ho visto un coniglio qui, vedrò anche il coniglio se io non l'ho mai visto e quindi non è nel cassetto della mia memoria l'immagine del coniglio, pur vedendoci bene, non riuscirei a vedere il coniglio proprio perché non ho fatto l'esperienza. Quindi la memoria visiva è un'abilità della visione fondamentale. E rispetto a questo mi aggancio un secondo ai ragazzi delle scuole medie, quindi non soltanto bambini della primaria che stanno imparando la lettoscrittura, ma dalle scuole medie in poi ragazzi che devono studiare e che fanno fatica a studiare perché hanno delle difficoltà nella memoria visiva, perché la nostra società è ricca di stimoli visivi e sono così tanti, per cui il nostro cervello cosa fa? Per salvaguardarci a volte spegne e più di tanto non riesce resetta. Più a memorizzare e resetta. Allora è importante anche lì andare a stimolare l'abilità della visione proprio per avere una buona memoria visiva e non soltanto uditiva. Benissimo, tornando a Otto l'Aquilotto, abbiamo visto appunto qual è la postura corretta e il massimo sarebbe avere appunto anche il cuscino di Caterina, però abbiamo visto che c'è anche uno specchio, perché è importante lo specchio? Allora, lo specchio, ecco, lo vediamo qua, no? L'utilizzo dello specchio è importante perché pensiamo ai bambini che imparano a scrivere e che scrivono ruotando le lettere, oppure in maniera disordinata sulla la riga del quaderno, o utilizzano male lo spazio sul foglio, quindi non hanno una buona percezione dello spazio, percezione della profondità, non hanno fatto determinate esperienze, perché abbiamo detto che la visione la si apprende attraverso l'esperienza. Allora, disegnando o facendo i giochi attraverso lo specchio, si fa in modo che con la visione centrale io guardo in un punto dello specchio, ma con la mia visione periferica vedo il movimento che fa la mia mano. Quindi se io devo, non so, seguire il contorno di una stella, come in alcune schede che ci sono, poi quelle successive, questa è una delle prime, io devo seguire il contorno della stella guardando nello specchio, dove l'immagine è praticamente ribaltata. Quindi cosa succede al nostro cervello? Si creano delle connessioni neurali nuove, tali per cui si utilizzano in contemporanea emisfero destro ed emisfero sinistro, e quindi il bambino giocando apprende proprio la percezione dello spazio. E quindi il bambino che si trovava a scrivere ruotando le lettere, quindi in maniera disgrafica, oppure con una percezione scorretta del foglio, man mano che prosegue a fare i giochi con lo specchio all'interno del kit di Otto l'Aquilotto, impara in maniera autonoma, quindi a secondo di quelle che è il proprio percorso che si crea all'interno dei suoi emisferi, e trova la giusta soluzione. Quindi non sono io che vado a dire al bambino scrivi in maniera corretta, guarda che la lettera è ruotata, eccetera, ma è il bambino che giocando e sperimentando con i propri occhi, con la propria visione, impara in automatico il modo di scrivere nella maniera corretta, e quindi acquisisce quella che è un'esperienza su quella che è la percezione dello spazio. Caterina, dunque, vista, visione, apprendimento sono strettamente collegati, eppure quasi la gran parte della popolazione fa uso delle classiche lenti correttive. I bioocchiali hanno dimostrato, lei ci ha detto appunto più volte, che riescono comunque a migliorare la vista. I nostri occhi sono dei muscoli e come tali vanno allenati. Addirittura mi diceva durante la pubblicità che una bimba di pochi anni, insomma, aveva una grave miopia, e anche in questi casi lei ha appunto consigliato i bioocchiali. Sì, certo. Una cosa importante da capire è che non è che un genitore deve scegliere se seguire il percorso del medico o usare bioocchiali. Deve seguire quello che dice il medico, assolutamente. Il medico è colui che ha studiato l'organo della vista, prescrive delle lenti per poter vedere bene. Le lenti sono una grandissima invenzione perché ci permettono di fare una vita normale. Però bisogna anche
capire che se abbiamo dei muscoli dobbiamo anche stimolarli, perché è lo stesso paragone del mettere un gesso sulla gamba. È necessario, va ingessata la gamba se si rompe, ma quando si toglie il gesso bisogna fare un po' di ginnastica per riabilitare i muscoli della gamba. La stessa cosa possiamo fare per i nostri occhi, per cui utilizzando i bioocchiali si fa semplicemente della ginnastica spontanea, nel senso che distinto l'occhio è obbligato a spostarsi tra un foro e l'altro e utilizza tutti i muscoli che ha a disposizione. E come sappiamo, per quanto riguarda la ginnastica del corpo, che apporta benessere perché apporta ricambio cellulare e ossigenazione, la stessa cosa avviene per gli occhi. Per cui uno può aggiungere l'uso dei bioocchiali per riattivare questa capacità istintiva che ha il nostro cervello di far muovere gli occhi in maniera corretta. Quindi è un semplice fare una ginnastica visiva. Come vanno utilizzati quotidianamente? Assolutamente, tutte le riabilitazioni vanno fatte quotidianamente, soprattutto l'occhio che è fatto solo di gel e di acqua, non ha parti muscolari, per cui si rigenera molto in fretta, per cui tutti i giorni minimo 15 minuti, cioè il 15 minuti alle volte è sufficiente. Ho avuto dei bimbi che hanno risolto delle problematiche importanti, c'era questo bimbo che doveva fare l'intervento per lo strabismo, da giugno a settembre ha risolto tutto e quindi è saltato l'intervento che doveva essere fatto. Tutte queste testimonianze poi ci sono scritte dai genitori interessati, però se li usano di più, se per esempio usano i videogiochi, sappiamo che fanno male agli occhi, possono usarli, per cui si può stabilire questa regola di proteggersi mentre giocano sui videogiochi con i bioocchiali, oppure se si guarda un programma preferito alla TV. Quindi da un minimo un quarto d'ora a, si diceva massimo 3 ore, poi io imparo molto dai miei clienti, i miei clienti che incontro nelle fiere, quindi ne incontro migliaia e migliaia, e delle persone che li utilizzano in ufficio mi hanno detto: io li uso tutte le 8 ore del computer. E io quasi li ho sgridati, ho detto: ma no, esagerati. Mi hanno detto loro che stanno benissimo, alla fine del lavoro d'ufficio non hanno più l'occhio così stanco, l'occhio più rilassato. E addirittura una ragazzina mi ha detto: ma io ho recuperato una diottria in 3 mesi, non mezza come mi diceva lei che poteva succedere. Quindi vuol proprio dire che, come insegna la saggezza dello yoga da cui io ho tratto tutte le mie ispirazioni, bisogna imparare ad ascoltare se stessi, perché ogni persona è differente da un'altra, ogni persona reagisce in maniera differente, quindi l'importante è non forzare. Appena danno fastidio si tolgono e poi si possono rimettere, ed è un allenamento come andare a camminare. Io intanto ti faccio la battuta: non vai a fare il cammino di Santiago senza esserti allenato a fare un po' di camminate. La stessa cosa per gli occhi: ti alleni, pian piano farai sempre meno fatica, quindi puoi prolungare l'uso. Quindi è un allenamento continuo, dottoressa, un allenamento continuo. Dicevamo, abbiamo parlato principalmente dei bambini, ma in realtà Otto l'Aquilotto è anche per gli adulti. Sì, in realtà poi è da pochissimo che è nato anche Visivamente, che è un percorso simile a Otto l'Aquilotto, però pensato proprio per gli adulti, per riabilitare e aiutare quegli adulti che inciampano spesso, che hanno perso la vista da un occhio, che fanno fatica a parcheggiare, che hanno paura a prendere le scale mobili perché non hanno una buona percezione della profondità, quindi persone che hanno perso la vista da un occhio, che hanno sempre visto con 2 occhi, quindi che hanno sempre avuto una visione binoculare, e poi perdendo la vista di un occhio si trovano con una visione monoculare e si sentono in fatica a muoversi in mezzo agli altri. Quindi lavorando con lo specchio, perché il concetto è sempre lo stesso, con delle schede diverse chiaramente, è proprio quello di fare un reset, cioè reinsegnare al cervello a vedere in maniera monoculare, reimparando, diciamo, proprio quella che è la profondità, la percezione dello spazio, a sapersi muovere in sicurezza, perché io sono seduta, comincio a fare i miei disegni allo specchio, guardando nello specchio, e poi man mano che il cervello si allena e impara, poi posso anche muovermi in mezzo agli altri. Anche per gli sportivi, diceva. Per gli sportivi, per tutti coloro che fanno degli sport a specchio, proprio perché imparo a muovermi nella maniera corretta rispetto alla palla che arriva, che sta arrivando dall'altra parte, piuttosto che allo stesso modo Visivamente
sicuramente può essere utile anche alle persone che hanno avuto, non so, delle emorragie cerebrali o delle ischemie tali per cui hanno perso parte della visione, quindi dell'interpretazione di quello che vedono, e quindi può essere utilizzato proprio anche in questo senso. Mentre invece Otto l'Aquilotto può essere usato dai genitori in forma educativa, quindi per educare il proprio figlio a imparare la corretta postura e a giocare con gli occhi. Oppure può essere usato come strumento compensativo aumentativo, là dove c'è un disturbo dell'apprendimento o una diagnosi che in qualche modo coinvolge quello che sono proprio la funzione visiva e le abilità della visione. Anche questo chiaramente deve essere usato almeno i 5-10 minuti tutti i giorni. Ogni giorno si fa una scheda, non si passa mai alla scheda successiva fin quando quella non si riesce a fare bene, perché ogni scheda è sempre più difficile, fin tanto che poi per l'adulto arriva al termine del percorso. Per il bambino, visto che siamo quindi il kit di Otto l'Aquilotto fa un regalo al bimbo, perché dice: sei stato un ottimo compagno di viaggio, alla fine del percorso Otto ha imparato a volare, e il bambino invece ha imparato a scrivere meglio e a leggere meglio, e quindi Otto alla fine gli regala questo bigliettino fatto in carta di semi di fiori da rompere, mettere in un vasetto con della terra, innaffiarlo, e nasceranno i fiori della valle di Otto l'Aquilotto come ricordo del percorso che il bimbo ha fatto con Otto l'Aquilotto per imparare a vedere. Bellissimo. Un'ultimissima domanda, siamo quasi in chiusura, dottoressa, anche per coloro che hanno problemi di orientamento può essere utile questo esercizio, questa educazione alla visione corretta? Assolutamente sì, anche quello, perché una delle abilità della visione è anche proprio il senso dell'orientamento, assolutamente sì. Caterina, quindi ho visto che tra di voi è nata, una bellissima amicizia, ma una collaborazione davvero proficua che avrà anche un futuro. So che avete in progetto anche qualche cosa d'altro, non so se già volete parlarne. Lascerei parlare lei. Beh, è ovvio che lei si è innamorata della mia seduta, perché forse la puoi spiegare meglio tu questa della percezione. Nei corsi che faccio, che facciamo noi come associazione, mostriamo e spieghiamo la seduta, proprio perché tra gli esercizi da fare, perché diciamo che nella parte riabilitativa 8 è una parte degli esercizi, ma ce ne sono tanti altri. Una di queste è proprio tutto il lavoro sulla postura, per cui la seduta di Caterina proprio la spieghiamo, anche i fisioterapisti che vengono a fare i corsi da noi e cerchiamo di presentarla e di far capire come usarla. Noi non soltanto la usiamo come nel senso che chiediamo al genitore di acquistarla per utilizzarla per fare i compiti, leggere e scrivere per i propri figli, ma la utilizziamo proprio per fare degli esercizi, quindi facciamo giocare i bambini, no? Sullo stare in equilibrio rispetto a questo. Magari Caterina, se ha voglia, ce lo può mostrare? Sì, perché vedendolo proprio non dice quasi nulla, proprio camuffato in un semplice cuscino. E viene riattivato proprio dal peso del proprio corpo. Si può posizionare su qualsiasi sedia, anche imbottita non si annulla, e uno può regolare l'altezza della sua seduta. E come ci si siede, io dico sempre: quando vi sedete tenete bene i piedi per terra, perché la gente è abituata ad adagiarsi e perde l'equilibrio, perché veramente dobbiamo scaricare il peso sulle nostre gambe. Allora, se io appoggio tutto il peso sulle gambe, allora io sto in equilibrio, il cuscino si inclina e, come vedete, io la postura corretta. In questo modo, se faccio questa cosa che succede sulle sedie, mi accorgo, più consapevolezza, mi raddrizzo. In questa posizione che manteniamo di solito, noi chiudiamo l'apparato respiratorio nella parte bassa, la pancia, che è importantissima per avere una respirazione lenta e profonda, necessaria per il benessere sia di salute sia del benessere psicofisico, perché uno quando respira troppo con la parte alta gli viene l'affanno, quando uno è ansioso respira molto nella parte alta, allora in questo modo riesce a stare con l'apparato respiratorio ben aperto. In più, ogni tanto può fare questi movimenti morbidi che rilasciano tutta l'attenzione della zona
lombare, che è quella che risente sempre della postura troppo da seduti, o anche chi sta molto in piedi, tutto il giorno in piedi, sente male alla zona lombare. Facendo questo movimento morbido che è accompagnato dalla forma della seduta, si sente proprio rilasciare tutta la zona lombare. Infatti è molto apprezzato dagli osteopati, dai chiropratici, dalle fisioterapiste, anche delle ostetriche dicevano, per le madri che devono partorire, devono sbloccare proprio la zona sacrale, e questo è il movimento che consigliamo sempre di fare. Volevo agganciarmi a un'altra cosa, parlavamo di sport, anche i biocchiali sono molto utili nell'aumentare le prestazioni sportive. Li sto dando ultimamente anche un campione mondiale, non dico di cosa né niente, ma anche allenatori di atleti, di triathlon eccetera, proprio perché le capacità visive sono molto importanti anche per il coordinamento visuomotorio. Quindi il collegamento seduta e biocchiali, proprio perché le fasce muscolari sono completamente collegati, quindi postura corretta e movimento corretto degli occhi. Ecco, pensiamo quanto è utile appunto anche negli uffici dove ci sono questi lavoratori che sono davanti appunto a un monitor per 8 ore consecutive, certo. Tra l'altro. Quindi anche qui dicevamo, forse non ricordo se l'abbiamo già accennato prima, il fatto che possiamo scaricare un po' quello che è lo stress visivo, ma anche fisico e psicologico, facendo comunque delle pause. Ottimali sarebbero, Caterina, intorno ai 15-20 minuti? O possiamo resistere un po' di più quando siamo al lavoro davanti a un computer? Bisognerebbe distogliere un po' lo sguardo dal monitor. Sì, 15-20 minuti sono l'ideale, appunto. Il mio consiglio di questi strumenti permettono anche, per esempio, chi lavora in proprio e non ha tempo da perdere per alzarsi, di fare il movimento mentre lavora, in questo caso, e mantenere il movimento oculare proprio indossando i biocchiali. Sono pause fatte mentre si lavora. Quindi ottimizzando il tempo a disposizione. Certo. Veronica, so che tra poco tornerai in Ruanda, pochi giorni. Pochi giorni tornerò a Ruanda e rimarrò lì fino a dicembre, e appunto adesso stiamo cercando di fare questa raccolta fondi, dacci una spinta su appela.com per appunto poter acquistare una Jeep e poter muoverci meglio all'interno del paese, arrivare in zone anche un po' più remote, e per portare le numerose donazioni che arrivano ai nostri sostenitori, ai nostri bambini. Benissimo, dunque ti facciamo un in bocca al lupo e ti ringraziamo per questo preziosissimo servizio che appunto offri a questi bambini che sono davvero in grande difficoltà, come del resto lo sono anche molti nostri bambini, anche se viviamo nel benessere, dottoressa, giusto? Sì, è vero. Ecco, siamo in conclusione, in base un po' alla sua esperienza, ha visto negli ultimi anni dei cambiamenti per quanto riguarda l'apprendimento dei bambini? Sì, moltissimo, nel senso che i bambini di oggi sono bambini che spessissimo, quello che ci si sente dire dagli insegnanti è che sono bambini che fanno fatica a mantenere l'attenzione a scuola. Infatti spessissimo quando andiamo nelle scuole quasi non ci vengono segnalati i disturbi degli apprendimento rispetto alla lettoscrittura, ma più i bambini che hanno disturbi del comportamento, perché fanno fatica a mantenere l'attenzione. Certo che se un bambino è in fatica, ha una fatica visiva o sulle abilità della visione, è chiaro che io sto attento per quei 10 minuti quando il mio sistema visivo o uditivo, se la fatica è rispetto a un altro canale, non ce la fa più, io comincio a muovermi e a disturbare. Quindi è importante tener conto di queste fatiche, e è importante anche, secondo me, che le insegnanti tengano conto che si stanno rivolgendo a bambini di un'era nuova, e quindi sono bambini che hanno proprio delle modalità di apprendimento e comportamentali diverse, quindi deve cambiare anche l'approccio educativo rispetto a questo. Benissimo, visto che dunque non avete voluto svelarci quasi nulla del vostro progetto futuro, io vi ringrazio naturalmente questa sera di essere state qua con noi, ma vi aspetto prossimamente, aspetto anche te Veronica di ritorno dal Ruanda, così ci racconti com'è andata anche questa volta, certo, va bene? Grazie. Grazie dunque per essere state con noi, ringrazio Caterina Polini, la dottoressa Giuseppina Porrino e Veronica Giordani. Grazie a voi per averci seguiti da casa, alla prossima.